Il presidente dei giovani imprenditori di Confindustria Firenze, Gabriele Poli, per un saluto. Bene, buonasera. L'ora è tarda, sarò sintetico. Intanto, due ringraziamenti veloci, anche se importanti e sentiti. Uno a Giovanni Gentile, che in un anno e mezzo di presidenza mi ha insegnato e mi ha dato molto, e uno a Simone Bettini, nuovo presidente, presidente di tutti e che nei giovani, vi assicuro, ci crede davvero. Allora, sono nuovi scenari, la delega anche che mi è stata data, nuovi scenari della rappresentanza, e in questi nuovi scenari, ahimè, la coperta è corta. Non esistono sicurezze, non esiste stabilità, non esistono certezze e non esistono garanzie. E questo, ahimè, proprio per la nostra generazione. Ai giovani, a nostro modo di vedere, più che di stabilità, che tanto si parla, come della parola giovani, che viene, è forse saturata, servono opportunità. E di opportunità il nostro territorio ne ha tantissime da dare. Basti pensare veramente all'indotto economico e alle imprese straordinarie che combattono tutti i giorni sui mercati internazionali e che possono dare un'esperienza di vita ai giovani e una formazione senza eguali. Allora, io parlerò di una cosetta che vorrei dire a tutti, vorrei trasmettere a tutti. È il tema della precarietà. Contrapposto al tema della flessibilità. La precarietà fa paura, leva le certezze, rende il futuro incerto e rischia di uccidere una generazione. La flessibilità, invece, significa sfida, significa coraggio, significa voglia di migliorare e di migliorarsi, significa opportunità. E soprattutto stimola le intelligenze e l'intraprendenza dei giovani. Quindi quello che dico nel momento in cui ci troviamo è che secondo me serve un cambiamento culturale e noi giovani in primis dobbiamo iniziare. Dobbiamo avere una mentalità aperta al cambiamento, aperta alla flessibilità, che vede, un po' come il modello americano, nel termine cambiamento, nuove opportunità. Cambiamento perché si va migliorando, perché si può crescere. E quindi, detto questo, riprendo quello che ha detto il sindaco circa la voglia di rischiare, abbiamo intitolato il nostro 50° anniversario col tema del rischio. Noi voglia di rischiare l'abbiamo, lo facciamo su questo territorio e credo che per questo meritiamo rispetto e più che garanzie, come dice e come ha detto a Santa Margherita il nostro presidente Morelli, che tra poco inviterò sul palco, servono delle decisioni chiare che non fanno pesare sulla nostra generazione decenni di debito pubblico accumulato dalla generazione passata. Un'ultima piccola parentesi, visto che è stata più volte citata negli interventi, riguarda il tema dell'orientamento dei giovani, che è tra l'altro un tema caro al nuovo presidente Bettini. Su questo posso dire che il legame tra l'università e le imprese è sicuramente il più grosso trampolino di lancio per un giovane che si affaccia nel mondo del lavoro. Cerchiamo di non limitarlo, cerchiamo anzi di incentivarlo e quindi diciamo, il fatto che la Regione se ne stia occupando con un progetto ad hoc è chiaramente una cosa molto positiva. Ci aspettiamo grandi cose. Solo per dire che quando un giovane va all'università deve essere seguito, il tutor non deve essere un semplice adempimento burocratico, va indirizzato agli studi che deve fare in funzione di quello che il mercato del lavoro richiede. E una volta uscito dall'università, il rapporto tra il tutor, il rapporto tra l'università e le imprese è quello che gli consentirà di entrare nel mondo del lavoro e sfruttare le sue competenze.